io oggi ho voglia di pasta e fagioli, e voi la facciamo insieme? Dai, con i fagioli freschi, vedete quanto trovate al mercato. Tiè, ah, spettacolare. Allora, fagioli freschi, borlotti freschi, pasta di Gragnano, ho usato delle caserecce, voi fate come volete voi, della pasta mista, dei talini, rigatoni, spaghetti, voi come volete voi. Rosmarino, salvia, alloro, lauro, poi cipollotto fresco, sedano, aglio, pomodori tattini pelati e il gambuccio. Ebbene sì ragazzi, ci vuole il gambuccio. Adesso, mentre pulisco questi bei fagioli, e ci vorrà un po' di tempo, però è un momento di convivialità. Chiamate la moglie, i figli, la nonna, la zia, quello che volete voi, e vi divertite, scafate, fate due chiacchiere, parlate del più del meno, o no? Io faccio questo adesso. 5 minuti e sto da voi. Vieni qua, vieni. Guarda come si fa. È così, apri, fai così, vai. E i fagioli li metti qua dentro, guarda. Qui, mettili qua dentro, amore. Vai, bravissimo, bravo. Bravo, aiutami. Bravo. Vai, non ti preoccupare, lo raccogli papà. Vai, prenditi questi qua. Bravo, piccoletto. Vai. Bravo. Hai già capito tutto questo? Con l'aiuto di tutti quanti, di Mariuccio e la Mera Woman, abbiamo pulito i fagioli. Adesso mettiamo una foglia di alloro qui dentro. Che vuoi fa? Che devo fa? Ci devo mettere l'acqua, amore, se no si cuociono. Questi non si mangiano crudi. Aspetta, dammi a me. Aggiungiamo l'acqua. Così a coprire proprio del tutto i fagioli, un bel po', almeno 3 dita sopra, e la mettiamo a cuocere. La facciamo prima partire l'ebollizione, facciamo partire prima, e poi mettiamo una potenza, un fuoco basso affinché mantiene il bollore leggero. Prepariamoci tutti i profumi. L'aglio lo metterò con la camicia, soltanto lo dividerò così a metà, ok? Poi cipolla, togliamo le radici, togliamo questo, già lavato, già pulito, non vi preoccupate, perché qualcuno di voi dice, ma tu le cose le lavi? Le lavo sì, stanno qui ma sono lavate. Poi taglio sottile sottile, in questa maniera, cipollotto fresco, ma se non ce l'avete va bene anche la cipolla normale. Io, lo sapete, sono appassionato del cipollotto fresco. Poi il sedano, la costa esterna la mettiamo qua dentro, nell'acqua di cottura dei fagioli. Quanto tempo devo cuocere? All'incirca 20-30 minuti. Cuociono più rapidamente dei fagioli quelli là che comprate secchi, o dei fagioli quelli là già precotti, basta, già sono cotti, c'è problema. Ma dei fagioli secchi ci vuole meno tempo, assolutamente. Quindi, poi vi preparo anche il battuto, il trito del sedano. Quindi qui abbiamo il cuore, lo tagliamo così, poi lo tagliamo in questa maniera, poi lo tagliamo così a dadini, che metteremo insieme al nostro cipollotto e l'aglio, così. Ecco, piano piano. Attenzione, sempre le dita, vedete come le tengo io? Sempre in questa maniera, così. Allora, io faccio questo, delle volte. Vado nei negozi dove, o al supermercato, o alimentari, che c'hanno i gambucci, la parte fine del prosciutto, sotto vuoto, che costa relativamente poco, perché questo qua lo pagate 1 euro ogni 100 grammi, quindi letto, e a me piace tanto mangiarlo pure così, ma è fantastico per fare questo, le minestre. Quindi taglio una fetta abbastanza spessa, anche due, che mi piace, sentì qua la ciccetta sotto i denti. Per chi non vuole mangiare la carne perché è vegetariano, per chi per motivi religiosi non è obbligatorio l'utilizzo, insomma, tranquilli, non vi preoccupate, viene bene lo stesso, è buono lo stesso. Taglio a dadini, così, che questo dà gusto, dà sapore, capito? Adesso, olio extravergine, intanto che cuociono i fagioli, noi che facciamo? Ci portiamo avanti. Un olio buono, olio, qua c'è un olio toscano, il moraiolo di Francia è perfetto. Poi mettiamo cipollotto abbondante, sedano,
abbondante. Mariuccio, bello, aglio, ok, e il gambuccio, così. Mi raccomando, attenzione al gambuccio, se risulta troppo salato, attenzione col sale. Facciamo piano piano stufare, metto la salvia, il rametto di rosmarino e lasciamo così piano piano stufare tutto. Guardate che soffritto, una bontà ragazzi, poi questa musica. Guardate qui quanto è venuto bene, perfetto, bellissimo. Adesso aumento un pochettino e metto il pomodorino. Abbiamo un datterino pelato, eccezionale, quindi lo faccio leggermente rosato, vedete? Questo qui è sufficiente. Schiaccio, levo l'aglio e ci metto così, facciamo andare il soffritto e aspettiamo tutti i fagioli. Sentiamo se i fagioli sono pronti. Allora, mancano 10 minuti circa. Che faccio? Metto qua nel soffritto. Se no che succede? Se li metto già cotti, cotti tanto, questi si spappano tutti quanti, diventa una crema di fagioli, non so più una pasta di fagioli. Quindi io che cosa faccio? Metto i fagioli ancora non del tutto cotti. Aggiungo il liquido di cottura, perché a me serve anche il liquido di cottura, no? Per cuocere la pasta. Levo la foglia di alloro, li facciamo spiccare il bollore, levo tutte quante le erbette. Che stai facendo, Mario? Stai suonando? Stai suonando? Eh? Bravissimo sei, eh? Ecco qua. Stop. Quindi aspettiamo la cottura della pasta e il nostro piatto è pronto. Sale, pepe, una bella girata, questa calda, buonissima, fredda, tiepida, eccezionale. Pronti? Ecco qui, serviamo, guarda che bello. Un goccio d'olio a crudo. Noi che di partito siamo? Del pecorino, ecco qua. Mario, che fai, devi assaggiare? Quando si parla di mangiare, ci capiamo più niente, qua. Ragazzi, roba genuina, roba buona, roba fatta in casa e sempre vincente. E un abbraccio da Mariuccio e Max Mariola, Camera Woman e tutti quanti, casa Mariola, insomma. Un bacio, un abbraccio. Ciao, ciao, che bontà Mariuccio. Tieni, vieni la forchetta, vai. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perderete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.